Da oggi diventano 11 i treni in circolazione nella nostra regione. Questa mattina, infatti, consegnati da Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i primi due convogli modello POP che saranno già da oggi in circolazione sulle tratte Sulmona-Pescara, Pescara-Teramo e Pescara-Termoli. I nuovi POP rientrano nei piani di investimento sottoscritti tra Regione Abruzzo e Trenitalia e che prevedono l'acquisto prossimamente di nuovi convogli per oltre 27 milioni di euro. I due treni sono stati presentati questa mattina a Pescara presso il binario 1 della stazione centrale, alla presenza dei vertici di Trenitalia e della Regione Abruzzo. È un altro passo nel potenziamento del servizio ferroviario, treni più comodi, più moderni, più ecologici. Fa parte di un programma di acquisto. Questi non sono i primi treni POP, ma ne abbiamo acquistati altri di altre due tipologie. Siamo ad 11 complessivi, altri due arriveranno entro breve, anche per svecchiare i treni che poi sono utilizzati prevalentemente, se non esclusivamente, dai pendolari. Eserciteranno tra Pescara Sulmona, tra Pescara e Teramo, insomma, quindi è una linea che serve principalmente i lavoratori, gli studenti, i pendolari che si muovono all'interno della regione. Molto è stato fatto sulla sicurezza, cioè considerate che questi sono treni assolutamente innovativi anche proprio dal punto di vista della sicurezza, di come dialogano tra terra e treno per garantire i massimi aspetti di sicurezza, ma anche all'interno proprio del design del treno sono stati costruiti per essere treni robusti, sicuri, che permettono anche devo dire un risparmio nelle attività di manutenzione. Oggi quando compriamo un treno non possiamo solo pensare a comprare il treno migliore nel momento in cui appunto il treno viene costruito, il treno è nuovo, ma il treno migliore nel tempo, cioè il treno che, siccome deve durare almeno 30 anni, deve darci la possibilità di restare nelle stesse condizioni di sicurezza, di comfort, di affidabilità per tutta la sua vita. Due nuovi treni a cui spero più presto possibile se ne aggiungeranno altri in base agli accordi che abbiamo fatto e ai finanziamenti che abbiamo trasferito a Trenitalia per fare in modo che i nostri cittadini viaggiano nel miglior modo possibile tra il più comfort più immediati e soprattutto che per quanto riguarda questi due treni POP c'è una grande attenzione oltre che al fattore ambientale, in quanto sono treni che hanno il 95% di percentuale di riciclo, soprattutto anche alla mobilità sostenibile, in quanto sono previsti 12 posti bici per ogni treno.